È martedì 10 marzo 2015, telespettatori di Video 33, un cordiale saluto dalla redazione e dalla regia, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Colpo di scena nella vicenda delle sorti dei reparti di neonatologia degli ospedali periferici in Alto Adige. Il punto nascite dell'ospedale di San Candido chiuderà il 31 marzo, lo hanno deciso ieri i responsabili della provincia, del comune di San Candido e dell'azienda ospedaliera, secondo i quali si tratta di una decisione responsabile, in quanto non era possibile garantire il mantenimento dei criteri di qualità e sicurezza. A quanto pare sono già state avviate le operazioni per migliorare la cooperazione con l'ospedale di Brunico e per quanto riguarda il futuro si sta già lavorando per il miglioramento dell'offerta sul territorio a partire dal rafforzamento dell'ambulatorio di ostetricia di Brunico. La campagna elettorale già in atto riaccende il dibattito sulla riqualificazione della zona della stazione delle autocorriere a Bolzano. Ieri sera affollata conferenza del comitato che dice no al progetto Benco e che ha anche esposto in Piazza del Grano un cavallo di Troia. Il simbolo scelto per la serata ed esposto in Piazza del Grano era di quelli in grado di attirare la curiosità dei passanti. Un cavallo di Troia per rappresentare il centro commerciale e le altre strutture previste dalla Signa Holding del gruppo Benco per riqualificare la zona compresa tra le vie Garibaldi, Stazione, Peratoner e Alto Adige, a Bolzano. Nella sala di rappresentanza del comune erano molti gli spettatori interessati, tra ambientalisti, urbanisti e rappresentanti politici, oltre a i semplici cittadini. I promotori dell'appuntamento hanno puntato l'indice sull'impatto che avrebbero le strutture, con riferimento particolare all'aumento del traffico e conseguentemente dell'inquinamento. Tutto come se la partita fosse ancora da giocare. Oggi Heinz-Peter Hager, rappresentante del gruppo Benco a Bolzano, si è recato in comune per avere qualche notizia sul procedere dell'iter, con particolare riferimento al deposito del cosiddetto accordo di programma che dovrà poi passare al vaglio di giunta e consiglio. Alle critiche al progetto mosse ieri sera, replica con estrema decisione. Ma io ritengo che questi, prima di parlare, dovrebbero guardare il progetto e non sparare cazzate, perché è ora di finirla. Altri invece, e in particolare i promotori della serie di appuntamenti No Benco, ritengono che la partita sia ancora tutta da giocare e dunque più che giustificate le critiche. Qui è proprio da cancellare il progetto. Il progetto non è di pubblico interesse. Questo va chiarito. Questo l'hanno deciso cinque persone, delle quali, voglio anche dirlo, due persone di queste cinque che hanno deciso che è di pubblico interesse sono indagate per scandali edilizi. E questo proprio deve far pensare alla gente, ai cittadini. Esito inatteso alle primarie della SVP a Dobbiaco in vista delle elezioni comunali del 10 maggio. Senza essere candidato, il sindaco uscente Guido Boecher, di madrelingua italiana, ha vinto le preelezioni interne della Volkspartei per individuare il candidato sindaco. 309 iscritti della SVP non hanno votato nessuno dei tre nomi indicati, ma hanno aggiunto a mano sulla scheda elettorale quello di Boecher, che appunto non è iscritto al partito di raccolta dei sudtirolesi di lingua tedesca. La SVP ha comunque invalidato il risultato di Boecher e ha indicato come vincitore il primo candidato ufficiale, Christian Plitzner, che ha incassato 272 voti. Il sindaco uscente, che nelle scorse settimane aveva annunciato la sua volontà di non ripresentarsi, ha annunciato che ora si riprenderà qualche giorno di tempo per decidere il da farsi. Continuano i disservizi e i disagi al centro disabili di Via Fago a Bolzano. Oltre alla rottura di due ascensori adibiti al trasporto dei pazienti, da più di una settimana non funziona il montacarichi. A questo si aggiunge il problema legato all'apertura delle finestre, troppo per un edificio recentemente ristrutturato. Tecnici al lavoro questa mattina al centro di cura che ospita i servizi sanitari di riabilitazione fisica e di servizi per le persone con disabilità di Via Fago a Bolzano. Da venerdì scorso gli ascensori sono fuori uso, così come il montacarichi fermo da più di una settimana. Problemi che hanno generato una serie di disagi ai pazienti e agli stessi operatori sanitari. Una situazione insostenibile visto e considerato che l'edificio è stato ristrutturato e riqualificato recentemente. La consegna dei locali è avvenuta il 18 dicembre 2014 e per i lavori sono stati spesi oltre 7 milioni di euro. Il montacarichi è rotto da una decina di giorni, quindi tutti i fornitori o l'ASL che ha utenti barellati ovviamente non riesce a utilizzarlo.
Invece da venerdì scorso sono rotti anche i due ascensori, quindi questo ha creato una serie di disagi non soltanto ai pazienti della sanità, ma anche alle persone che vivono qui dentro. Ci sono 30 persone che vivono in questa struttura e hanno bisogno ovviamente di muoversi, di scendere ai piani inferiori per andare a mangiare o a uscire dalla struttura. Questa è una struttura nuova, non dovrebbe accadere così presto. Ma i disservizi in questa struttura non si limitano agli ascensori, che hanno costretto agli straordinari gli addetti ai lavori. Problemi tuttora si registrano alle finestre e anche alla sbarra automatica posizionata all'entrata del centro che regola gli accessi. La sbarra si è rotta da qualche giorno, non capiamo come mai. Le finestre sono finestre molto pesanti, per cui adesso la ditta costruttrice dovrà provvedere, spero, nell'installazione di una seconda chiusura di sicurezza, in modo tale che queste vengano aperte solo a vasistas. Essendo molto pesanti, è ovvio che c'è il rischio che, aprendoli in questo modo, come è già successo, si stacchino dal cardine centrale e abbiano dei movimenti pericolosi, per cui anche su questo stiamo cercando di provvedere di risolvere il problema. Alla luce di questi fatti, i responsabili della struttura si sono rivolti ai legali per comprendere se vi sia la possibilità di procedere legalmente. Io ho già interpellato l'ufficio legale dell'azienda servizi sociali se ci sono gli estremi per una denuncia di interruzione di pubblico servizio. Punta al patteggiamento l'ex assessore provinciale Michel Leimer, a carico del quale, come noto, è stato chiesto il rinvio a giudizio per il reato di abuso d'ufficio per la vicenda della ricerca di microspie nel suo ufficio. I fatti risalgono all'epoca dell'inchiesta sulle concessioni idroelettriche. Leimer sospettava di essere controllato e chiese l'intervento di una ditta specializzata nella ricerca di cimici, compito che poteva essere assolto dalle forze dell'ordine e che invece costò parecchi quattrini. I legali dell'ex assessore puntano alla derubricazione del reato contestato in omessa denuncia. Leimer sarebbe disponibile a pagare i 3.000 euro spesi e chiede ora di patteggiare una pena lieve da convertire in sanzione pecuniaria. L'udienza preliminare è stata aggiornata al 13 aprile. Maneggio di Bolzano chiuso al pubblico. La chiusura è dettata dalla necessità di mettere a norma la struttura di proprietà del comune. Nessun compromesso. Da ieri il maneggio di Bolzano su disposizione del Comune è chiuso al pubblico. La chiusura è dettata dalla necessità di effettuare una serie di lavori e mettere a norma la struttura di proprietà del Comune bolzanino. Non potrà venire organizzata nessuna attività, verrà solo permessa la cura dei circa 50 cavalli che si trovano all'interno della struttura. Anche la scuola di equitazione, frequentata da una sessantina di bambini e ragazzini, ha dovuto sospendere le lezioni a causa della certificata inagibilità. Dispiacere è stato espresso dal vice sindaco del comune di Bolzano, ma non si poteva fare altrimenti. La parte della sicurezza non è stata documentata dal punto di vista che non abbiamo avuto la cosiddetta il benestare, il nulla osta per poter andare avanti col maneggio, e il sindaco ha dovuto intervenire anche su indicazione mia per dire: guardate, dobbiamo stabilire. Fin d'ora tutte le carte devono essere a posto, perché altrimenti l'esercizio pubblico lì non ci sta più. I soci speravano di trovare un compromesso, ovvero di conciliare l'attività con i lavori di adeguamento dell'impianto, ma ciò non è stato possibile. L'augurio per le persone che lavorano e frequentano il maneggio è che finalmente i lavori possano dare nuova vita a quest'area immersa nel verde e non sia invece l'inizio della fine. Ma guardi, se noi abbiamo fatto questo passaggio sappiamo ben per quale motivo l'abbiamo fatto. Sicuramente mi rendo anche conto che dell'importanza dell'impianto stesso, è un impianto sportivo, sicuramente anche un maneggio fa parte di un assetto di una comunità, come il campo di calcio, come la piscina, come forse lo stadio dell'hockey, e per cui ci sono vari momenti dove si può pensare che che una struttura sportiva deve avere ancora un seguito. Io sono fiducioso che anche i tecnici riusciranno a mettere giù tutte quante le carte e sistemare la questione, che poi si può di nuovo avviare il maneggio di Bolzano. La giunta provinciale, riunitasi a Trento per consentire ai componenti di presenziare alla seduta del Consiglio regionale, ha approvato oggi un nuovo regolamento per i voli con l'elicottero nelle zone sottoposte a tutela. Per quanto riguarda l'atterraggio nelle zone di montagna oltre i 1600 metri di quota, sono state individuate 4 elisuperfici a Passo Gardena, Montespicco in Valle Aurina, Plan de Corone, Semaso, Corto. Il regolamento istituisce corridoi di sorvolo che consentono il collegamento tra valli
valli e località vicine. Da aggiungere che permane il divieto per la pratica di heli-skiing, come previsto dalla legge provinciale del 1997. Opportunità più unica che rara per gli studenti delle scuole medie e superiori che, grazie all'iniziativa Ener Tour for Schools, hanno potuto scoprire l'importanza dell'energia attraverso alcune visite guidate in alcune centrali. Da dove arriva, ma soprattutto come viene prodotta l'energia che consumiamo quotidianamente? Sono solo alcune delle domande che gli studenti delle scuole medie superiori hanno posto agli addetti ai lavori in occasione di un viaggio studio alla scoperta delle centrali di teleriscaldamento, idroelettriche e casa clima. L'iniziativa, che prende il nome di Ener Tour for Schools, è stata resa possibile grazie all'impegno di SEL, Fondazione Cassa di Risparmio e il TIS Innovation Park. L'obiettivo è quello di approfondire il tema legato l'energia coinvolgendo i giovani. È importante per avvicinare i ragazzi delle scuole alla problematica della produzione energetica rinnovabile e dell'energia o dell'efficienza energetica, e poi perché dà molte prospettive di lavoro per i ragazzi giovani di cui abbiamo evidentemente bisogno, ed è bene che comincino ad orientarsi verso insegnamenti, diciamo, di tipo tecnico. Usare l'energia consapevolmente, con giudizio, è questo il messaggio che intende lanciare l'iniziativa. Un tour per conoscere anche da dietro le quinte gli impianti di energia presenti sul territorio altoatesino, come quelli di Bolzano, Bressanone, Cardano e Lana. Inoltre i ragazzi hanno avuto la possibilità di conoscere un mezzo che utilizzano quotidianamente, ossia l'autobus ad idrogeno, rimanendo per certi versi sorpresi. Abbiamo visitato una centrale idroelettrica con i ragazzi e siamo andati con un pullman ad idrogeno a cielo combustibile. I ragazzi erano veramente sorpresi per il fatto che i pullman sono così silenziosi e che non emettono emissioni nocive, e soprattutto che il carburante del pullman è prodotto al 100% in Alto Adige. Interessante appuntamento la mattina di venerdì 20 marzo al Planetarium di San Valentino in Campo. Quel giorno avrà luogo l'evento astronomico più importante dell'anno, un'eclissi solare visibile da buona parte dell'Europa, Alto Adige compreso. In provincia di Bolzano il picco dell'eclissi si avrà alle ore 10:36 minuti. Per l'intera mattinata il Planetario di San Valentino in Campo metterà a disposizione strumenti di osservazione e organizzerà proiezioni speciali. E questa era la nostra ultima notizia, ora un breve stacco pubblicitario, poi ne torneremo in studio per parlare di sport. Nuovo a Brunico, Lava Più, l'unica lavanderia self-service professionale Miele, per un lavaggio perfetto di tutto il tuo bucato, piumoni letto, giacche, cuscini, tappeti morbidi, e potrai anche impermeabilizzare il tuo abbigliamento sportivo. Risparmia tempo e denaro rispettando l'ambiente. Lava Più, in via Ghete a Brunico, con ampio parcheggio. Brick System, tutto il giardino che volete. Nel panificio a conduzione familiare Trenker si prepara esclusivamente pane e dolci di alta qualità, con materie prime sane e genuine, farine, cereali selezionati e spezie di prima scelta che distinguono da sempre il pane e i dolci di Trenker. Da 60 anni Trenker è sinonimo di genuinità, tradizione e qualità, con un servizio impeccabile. 7 filiali in Val Pusteria, 6 a Bolzano e 2 a Lienz. E per ordinare dolci e pane fresco, chiamate il numero 0474 972 112. Attivo da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18. Sabato dalle 8 alle 11:30. Panificio Trenker. Il pane è natura. Non è fondamentale che si senta la voce del conduttore. Ciò che conta è il rumore della gente comune, della vita di tutti i giorni, con problemi, passioni, discussioni. Zoom, ogni giovedì alle 20 su Video 33.
In evidenza all'interno della nostra pagina sportiva, la pallamano ha preso il via la seconda fase del campionato di Serie A maschile, che propone ora le pool playoff e retrocessione. Seconda fase del massimo campionato di pallamano con le pool playoff e retrocessione che promettono scintille e spettacolo. Le immagini si riferiscono al derby giocato ad Appiano tra i locali e il Bressanone, con la vittoria degli ospiti per 25-23 nel primo turno dei playoff retrocessione. Partita tiratissima già dal primo tempo, che ha visto prevalere gli uomini di Niederwieser bravi a sfruttare ogni possibile varco lasciato dagli avversari. Dopo la prima frazione conclusasi sul 13-10, i brissinesi sono riusciti a gestire il mini vantaggio, da segnalare le prove di Salcher e Sonnerer. Ma si deve dire che avevamo tanti infortunati, anche oggi mancavano i giocatori, ma pian pianino stiamo vincendo, abbiamo vinto la quarta partita di fila, abbiamo giocato molto molto bene in difesa, anche in attacco, solo in seconda fase contro Bede abbiamo buttato via un paio di palloni, se no potevamo vincere anche di più. Secondo me abbiamo sbagliato un po' troppo in attacco, devo dire che Beno ha parato bene, abbiamo sbagliato i tiri facili. Seconda fase non andava tanto bene, anche lì abbiamo perso tanti palloni e sicuramente con questa prestazione non si poteva vincere la partita. Nell'altro match della pool retrocessione il Merano ha sbancato per 31-26 il campo del Cologne, mantenendo la prima piazza. Nella pool playoff vittorie del Bolzano a Cassano Magnago per 29-26 e del Trieste sul Pressano per 28-24. E dallo sport passiamo alle previsioni del tempo, naturalmente con l'aiuto della regia. Il meteo è offerto da Casa Modena. C'è sempre più gusto. Per le prossime ore si prevede cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche annuvolamento verso sera. Nelle vallate a nord soffierà il fön, temperature massime tra 11 gradi in Alta Pusteria e 18 gradi in Valle dell'Adige. Domani sui settori meridionali il tempo sarà abbastanza soleggiato, con qualche nube in transito al mattino. Sulla cresta di confine gli annuvolamenti saranno più consistenti, con delle deboli nevicate a est del Brennero. In molte vallate il vento da nord tenderà a rinforzare. Giovedì il tempo sarà molto soleggiato, con lieve calo dei valori termici. Anche le nubi residue sulla cresta di confine si dissolveranno rapidamente. Venerdì dominerà il sole, mentre sabato le nubi tenderanno probabilmente ad aumentare da sud in giornata. Domenica il cielo sarà variabilmente nuvoloso, con possibilità di qualche debole precipitazione. Siamo in chiusura, siamo ai saluti, giusto il tempo di ricordarvi come sempre il nostro sito web www.video33.it, il portale web www.goinfo.it, dove potrete trovare news sempre aggiornate 7 giorni su 7. Vi ricordo che l'informazione di Video 33 ritornerà puntuale questa sera alle ore 19, è veramente tutto. Vi ringrazio come sempre della cortese attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata. L'abbigliamento di Video 33 è fornito da Boutique New Time a Bolzano, Galleria Greif.